Telespettatori, buonasera, buon giovedì sera, benvenuti in questa rubrica, la tecnologia contemporanea. È una rubrica molto interessante, ringraziamo tutti i telespettatori che ci hanno seguito sia in diretta che in differita in questi giorni e stasera parleremo di un argomento veramente molto interessante, ma soprattutto io e tanti si chiederanno: ma stiamo vivendo in un mondo analogico. Ma allora, perché tutto sta diventando digitale? Veramente tutto, dagli orologi, insomma, ci giriamo intorno e sta diventando veramente tutto digitale. Questa domanda la pongo all'ingegnere Mario Giardini, che è molto bravo, invito stasera. Buonasera, ingegnere. Buonasera Susanna, buonasera a tutti. Benvenuto nella sua rubrica, perché l'ha fatta diventare lei questa rubrica importante. Allora, con un linguaggio molto semplice, in queste due puntate è riuscito a spiegarci benissimo il mondo, quindi anche per chi come me ne sapeva poco, stasera siamo entusiasti di sentire questa nuova puntata perché riesce a farlo veramente come una lezione universitaria. Le lascio la parola dopo. Grazie. Allora, questa sera, come ha detto Susanna, cercheremo di capire perché a partire dagli anni 70 del secolo scorso, tutto il sistema di trasferimento e manipolazione delle informazioni, il sistema telefonico in particolare, ma anche le reti dati esistenti all'epoca, sono diventate digitali. Da quello che erano e quindi si sono convertite perché prima funzionavano in maniera analogica. Quindi questo è importante capire per quale motivo l'informazione, e non solo l'informazione, ma altre grandezze che ci interessano, come vedremo, vengono trattate in maniera digitale. Quindi seguiremo una presentazione e cercheremo di essere per quanto possibile semplici nella esposizione. Allora, la prima affermazione dice che il mondo macroscopico è analogico, mentre noi oggi lo interpretiamo e diciamo, tra virgolette, che è diventato digitale. Com'è possibile se tutto ciò che noi costruiamo, compreso i computer, per esempio, compresi i telefoni cellulari, non sono realmente digitali, anche se noi li vediamo come digitali, ma essendo costruzioni fisiche, è evidente che funzionano in un modo che è analogico, perché è così il mondo macroscopico. E passiamo alla seconda slide. Ora, non vi spaventate, io l'ho presentata come seconda slide. Questo è uno schema tipico a blocchi che si usa molto in elettronica per concettualizzare il discorso. Sembra complicatissimo. Ci sono delle parole all'interno di questi quadrati, per esempio il secondo da sinistra si chiama sampler, cioè è un campionatore. Vedremo che cosa significa. Se sarò stato abbastanza chiaro, alla fine rivedremo questo schema a blocchi che rappresenta un canale di comunicazione digitale, non analogico, e capiremo qual è la funzione di ogni singolo blocco. Se andiamo avanti, molto rapidamente, per capire il perché della digitalizzazione del mondo, bisogna per forza di cose rifarsi alla telefonia, perché è nell'ambito telefonico che sono nate le
modificazioni e le nuove tecnologie che hanno permesso di digitalizzare le macchine che usavamo. Quindi vedremo come la telefonia è entrata nell'uso ed è una rivoluzione epocale. Noi ormai non ci rendiamo conto di quanto sia importante, ma voi pensate che a metà della seconda metà del XIX secolo è nato uno strumento che permette a tutti gli esseri umani di comunicare con tutti gli altri, in qualsiasi punto essi si trovano. Poi parleremo dell'informazione in quanto tale, del campionamento e così via. E se andiamo alla prossima slide, allora cerchiamo innanzitutto di capire che cosa significa che una grandezza sia analogica oppure digitale. Ora, se io domandassi quale dei due orologi è quello analogico e qual è quello digitale, l'ho fatto spesso, mi è stata data spesso la risposta corretta, ma non la spiegazione corretta. Allora, il Rolex di sinistra, che vedete a sinistra, è sicuramente un orologio a presentazione analogica, mentre invece il Timex a destra è un orologio che noi diciamo digitale. Qual è la differenza tra i due? Beh, quello di sinistra ci permette di leggere l'ora usando delle parti che sono in movimento continuo. Quindi se noi guardiamo la lancetta dei secondi di un orologio analogico, la vediamo girare. Le altre lancette avanzano anche loro in maniera con un moto circolare, ma è molto più lento. Bene, che cosa significa questo? Significa che è un moto continuo che ci permette di leggere una informazione. Quindi, in sostanza, un moto continuo dal punto di vista fisico che cos'è? È un insieme infinito di punti. Cioè la lancetta finché gira percorre infiniti punti, e questo bisogna tenerlo a mente. A destra invece l'orologio digitale non presenta infiniti punti da leggere, ma se parliamo delle ore presenterà in tutto 24 valori diversi, le 10, le 11, mezzogiorno, l'una, mezzanotte e così via. Alla stessa maniera presenterà 60 numeri per i minuti e 60 numeri per i secondi. Quindi in questo caso la grandezza non è continua, è discreta, come si suol dire, dal punto di vista matematico. Quindi l'orologio di destra è digitale perché ci presenta l'informazione direttamente in forma numerica. Quindi questa è la differenza tra le due situazioni. Quindi in un caso il moto che ci permette di leggere l'informazione è un moto continuo e quindi teoricamente un moto ad infiniti punti. L'altro caso, quello digitale, è una presentazione di informazione con un numero finito di numeri. Scusate il gioco di parole, ma è così. Adesso andiamo alla slide successiva.